Cari amici, in questo tempo sto meditando i testi di un santo monaco cistercense del XII secolo, quasi contemporaneo di San Bernardo, 30 anni dopo circa. E fra i suoi scritti ho trovato uno molto interessante per me, ma penso anche per voi, sulla vita comune. E sviluppo un principio. La vita comune nasce nella Trinità e poi si sviluppa nel cuore. Ecco, voglio leggervi qualcuna delle sue frasi per accompagnarvi questa sera. Dio è vita, la santa e indivisibile Trinità è un'unica vita. Non c'è una vita che è il Padre, una che è il Figlio e una che è lo Spirito Santo, ma questi tre sono una sola vita. Così come una sola è la loro essenza comune, e la loro natura comune, allo stesso modo una sola è la loro vita comune. Dio non è solitario, Dio è trino e uno. La vita di Dio non è sottratta alla comunione, poiché per le tre persone una sola è la vita, identica e indivisibile. Non era possibile per Dio essere solitario. Non si accordava con la sua grandezza non avere chi fosse partecipe della sua gloria e della sua beatitudine. Dio che abita una luce inaccessibile non ha voluto essere totalmente ignorato. Se fosse stato ignorato, non sarebbe stato amato. Questo amore, che per grazia è dentro di noi, in qualche modo ci rimanda a quel grandissimo, incomprensibile amore che è Dio. Come il fuoco non può non ardere, così l'amore non può non amare. L'amore è il fuoco e amare è ardere. L'amore, per un impulso che non può rimanere nascosto, con impazienza brama diffondersi e riversare il bene di cui è ricco nell'altro che gli vuole amare di un amore pieno e metterlo in comune e associare l'altro a sé nella comunione di quanto possiede. Alla luce dell'amore ogni bene appare più bello quando è messo in comune con intelligenza. A domani.